conclusione appunto della mostra su Giobbe, dal titolo abbastanza importante, tipo C'è qualcuno che ascolta il mio grido, l'enigma della sofferenza, si è pensato appunto a questo momento di riflessione su due aspetti che possono essere coniugati in tantissimi modi, ma che riguardano la nostra vita quotidiana, il nostro essere uomini. Il primo aspetto è quello del dolore, della sofferenza, che ha molte sfaccettature, che si presenta in tantissime modalità, che fa parte della nostra quotidianità, più o meno intenso, più o meno sopportabile, più o meno vivibile, e che ogni tanto in qualche situazione richiede anche l'intervento di qualcuno che sappia curarci, quindi sappia attenuare il dolore, riportarci apparentemente o comunque completamente in uno stato di maggior benessere, e quindi questa è un po' l'esperienza che viviamo tutti. Per parlare di questo, insieme a noi ci sono due persone, e non è un caso che il Centro Culturale abbia pensato questo incontro come relatori e moderatori tre operatori della sanità e tre medici a vario titolo impegnati all'interno delle strutture sanitarie. E dicevo che ad aiutarci in questa riflessione abbiamo stasera con noi il dottor Momcilo Jankovic, che è un emato-oncologo pediatra che, dopo aver lavorato per tanti anni presso l'ospedale di Monza, adesso è il responsabile del settore psicosociale dell'associazione Maria Letizia Verga, che è l'associazione che è nata a Monza. Dopo magari lui ci aiuterà a completare, dopo una vicenda abbastanza drammatica che ha coinvolto questa bambina. Quanti aveva? 4 anni, per cui ecco. E d'altra parte il dottor Guido Bonoldi, che fino al novembre dell'anno scorso era il primario medico, uno dei primari medici dell'ospedale di Busto Arsizio, e che adesso è in pensione e fa libero professionista, in particolare è il presidente del Molina di Varese, per cui si sta dedicando anche ad altre cose. Lui, rispetto a Nick Momcilo, che è sul versante della pediatria, Guido è sul versante della geriatria, possiamo dirlo? Sì. Per cui diciamo le due poli di queste. Allora io partirei subito, quindi lasciando bando alle parole che possono diventare anche inutili, chiederei subito ai due relatori, e in particolare a Momcilo, di aiutarci a capire come loro incontrano il dolore e la sofferenza, come si rapportano e che cosa significa per loro questa esperienza che vivono quotidianamente. Grazie. Grazie dell'introduzione, grazie per avermi invitato. Tra l'altro oggi pomeriggio ero proprio in curia, dove c'era un altro convegno che parlava proprio dell'eroismo nelle cure del malato. Chi è l'eroe, il malato o le persone che curano? Questo è un altro dilemma grosso. Stasera invece è il dolore, la cura, sullo spunto che mi hai dato. Sì, la mia esperienza è pediatrica, io ho lavorato per 40 anni, prima alla Demata di Milano, poi per 36 anni all'ospedale di Monza, e il comitato a cui ho fatto accenno è nato, questo è il miracolo dei bambini. Io porto un messaggio positivo che nella nostra realtà di ematologia, quindi di leucemie, linfomi, oggi l'85% dei bambini guariscono anche nei tumori infantili. Forse questo la gente fa fatica a capirlo, un po' per la confusione che si fa anche con gli adulti, che pur avendo anche loro raggiunto dei buoni risultati, però non sono così eclatanti come quelli pediatrici.
però quel 15%, 20% che non ce la fa ovviamente pesa molto. E allora quello che mi piace proprio come introduzione dire è che se oggi come medico il limite è quello di non poter guarire tutti, il non limite è quello di poter far star bene però tutti, quindi anche quelli destinati a morire hanno diritto a una qualità di vita importante. Questa è la parte più difficile, cioè dare normalità a una persona che soffre, che sia bambino o adulto, richiede da parte nostra un impegno che va al di là, quindi di quella tradizione comune, di quell'abitudine a volte che le professioni danno. E la prima diapositiva, la prima parte dedicata al dolore, io l'ho diviso in due concetti essenziali: uno è il dolore fisico e l'altro è il dolore più importante, è quello psichico. Mi piace sempre quando presento qualcosa farlo portando le esperienze dirette che bambini e famiglie mi hanno insegnato in 40 anni. Io questo non per fare pubblicità, però quando sono andato in pensione, quello che più mi premeva era che non venisse perso quanto così avevo coltivato tutti questi anni e che sia come studente prima che come medico poi nessuno ti insegna se non l'esperienza diretta con i tuoi pazienti, con le tue famiglie. E allora ho scritto questo libro, Ne vale sempre la pena, che riporta, che non è un libro di medicina, ma un libro proprio di storie, di vita, quindi con esperienze in maniera anche romanzata, perché penso che la lettura è piacevole nel momento in cui scorre, anche se si parla di argomenti ovviamente abbastanza coinvolgenti dal punto di vista umano. Ed è quello se avete visto Braccialetti Rossi, che è stato così demonizzato, invece era molto bello, perché ha dato degli spunti estremamente veri e reali, mal valorizzati dalla tele, perché anche quando ci sono state, io ero stato invitato porta a porta a discutere, non ti fanno discutere, cioè ti dà sempre la spettacolarità del film e tutto, mentre alcuni temi, il tema dell'amore, il tema della sofferenza delle famiglie, dei genitori, il tema dell'amore tra ragazzi, il tema della paura che i ragazzi possono avere, in effetti sono temi che ho riscontrato in maniera reale. Ecco, questo è il libro che vi dicevo, mi hanno chiamato Dottor Sorriso perché credo molto che il biglietto da visita nostro, anche come medici, so che ci sono colleghi, è quello di essere sereni, cioè io non ho il compito di spaventare né il malato né tantomeno il genitore, ma quello di poter condividere con loro, dal punto di vista professionale, qualche cosa che li vede impegnati in un cammino non facile. Tutte le malattie, non soltanto quelle ematologiche, ma le malattie rare, le malattie croniche, hanno un percorso lungo, per cui non è che si liquidano in maniera facile. Io ho provato questa diapositiva perché? Perché nel momento in cui si assiste qualcuno, ma questo non soltanto noi come medici, ma anche le persone che vogliono fare volontariato, che sono, c'è una soggettività che va rispettata molto. Vedete che io non ho messo il titolo di questa scultura di Rodin, questa è una scultura di Rodin. Se voi vedete c'è una mamma e l'abbozzo di un bambino. Provate a dare un titolo a questa scultura e sono convinto che c'è un bel numero di persone che non tutti diamo lo stesso titolo. Il titolo della scultura, ve lo dico, è La mamma e il bambino morente. Ma perché non può essere la mamma e il bambino che nasce? Siamo ai poli opposti della vita, morte e vita. Per cui questo per dire come quello che noi viviamo, che insieme al paziente, al malato, piccolo o grande che sia, merita un discorso di empatia e di soggettività estremamente importante. E allora la gestione del dolore, se vogliamo dire, perché il dolore esiste nel bambino piccolo, nel bambino medio, grande, nell'adulto, è un dolore fisico e qui si sono fatti progressi da gigante, perché oggi con le terapie che siamo a disposizione, con l'uso degli oppioidi ed altro, il dolore viene abbastanza ben sedato se utilizzato in maniera, però c'è un dolore psichico o emozionale che è quello del comportamento e c'è quello che per me è importante, cioè l'esserci, che deve essere una cosa spontanea, non è una cosa proprio costruita. E allora
il dolore fisico richiede, ho fatto soltanto due diapositive, il questo lo dico soprattutto per noi come tecnici, di non usare i farmaci soltanto al bisogno, perché i farmaci usati al bisogno uno aspetta, ma questo anche nella mentalità della gente, aspetti, poi per rincorrere il dolore fa fatica, perché non è che il farmaco agisca subito, deve essere fatto in maniera tale che ci sia una scadenza fissa e quindi un livello di antidolorifici tale che possa mantenere sedato il dolore in maniera comune. E questa, anche questa è una questione di convinzione da parte nostra e di cultura. Tante volte si ha paura di usare i farmaci, a intossicare, non si intossica nessuno, intossica molto di più il dolore che non il trattamento che si fa per il dolore stesso. Secondo invece è quello psichico, cioè quello comportamentale. Allora, cosa mi ha insegnato una ragazzina di 13 anni poco prima di morire? Mi regala questa poesia che ha scritto lei, dice: è importante, quello che conta nella vita non è saperla apprezzare, quello che conta è saper accogliere il momento in cui finisce. Questo è un testamento per tutti noi, testamento per dire che chi può aiutare una persona a raccogliere il momento in cui finisce, chi è vicino, chi è tecnico, può essere il medico, l'infermiera, l'operatore sanitario, ma anche il volontario, la persona che vuole essere, che vuole dedicare qualcosa, per essere qualcosa di vero, qualcosa di sentito, ed è quello che loro e lei in particolare ci chiede. L'esserci, la spontaneità, è quella invece anche qui dettata da un ragazzo. Io ho seguito più di 3.000 bambini con adolescenti con leucemia e linfoma. 3.000, di cui l'80% è guarito, ne ho seguiti però 600 a morire. Quindi, come si fa? C'è chi ti insegna, nessuno ti insegna, però l'esserci per me come medico era di essere vicino a qualunque persona. Ho avuto la disavventura che si è ammalato, aveva 3 anni il figlio di mio fratello, mio nipote, quindi primo nipote, e l'ho curato come il bambino da curare e da guarire, non come mio nipote. Quindi bisogna avere la forza di sapere un attimino equiparare, cioè i bambini per me sono tutti uguali, l'obiettivo è lo stesso, e quindi di questi 600 bambini, uno solo, che tra l'altro è un ragazzo di 19 anni, mi ha detto apertamente, l'unico, anche se tutti lo sanno o lo intuiscono o lo capiscono e te lo fanno capire in maniera indiretta attraverso messaggi di cui dopo ne parleremo quando parliamo della cura, l'ascolto è fondamentale, che qui non siamo capaci di ascoltare. Ascoltare non è soltanto sentire, ma trasmettere, poi tramutare quello che viene detto in qualcosa di pratico. Questi 19 anni ero lì con lui e stavamo parlando, mi dice: ma Ianco, io sto morendo. Allora la domanda è: cosa rispondi quando una persona, un giovane, ti dice: ma io sto morendo? E allora nessuno te lo insegna, ma la spontaneità ti viene nel momento in cui tu ci sei, ecco l'esserci, sei lì e quindi devi aspettarti di tutto. La mia risposta è stata: ma sai, adesso sei in un momento difficile dove ci può stare anche la morte, però vedo che non hai dolori, perché non hai dolori, sei qui con la tua flebo, quindi stai facendo la terapia, non mi sembra una cosa così imminente. E il bambino e i giovani che sono provocatori, forse anche il malato, perché tante volte fa delle domande per far cadere la persona che non lo sta assistendo, ma guardato così ho detto: hai ragione. Abbiamo parlato poi delle vacanze che sapevamo tutti e due che non avrebbe fatto, e mi regala questa poesia di Marta Medeiros, però me l'ha regalata piegata dicendo: leggila poi a casa, non voglio che la leggi adesso. Poi ci siamo salutati, lui è morto 3 ore dopo, e io l'ho letta, poi l'ho letta a casa. In effetti ho sottolineato qualche punto importante. La prima domanda è: perché me l'ha regalata? Cioè, che significato? Perché non è che me la regala così per farmela leggere. Infatti la poesia dice: lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Ed è vero, noi siamo schiavi dell'abitudine. Non abbiamo la forza o l'audacia di osare o cambiare, di modificare qualcosa. Io parlo del mio settore, cioè, e ecco qui la forza quindi di non seguire sempre le stesse regole, ma di fare qualche cosa che possa veramente andare incontro a loro. Lentamente muore che non capovolge il tavolo, che è infelice sul lavoro, oggi sono tutti infelici sul lavoro, ecco perché il sorriso per me è importante, perché un tempo si andava a lavorare anche con gioia, adesso è tutto più difficile.
Dice lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo allora la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Questo è molto significativo, quindi questo è un altro testamento che mi sono portato dietro e che ho cercato poi di sviluppare nella mia vita quotidiana. Nella gestione del dolore intervengono la comunicazione di cui parleremo dopo, la capacità di ascolto, la vicinanza e anche le attività ludico-ricreative. Ecco perché quando è nato il fenomeno di Patch Adams, Patch Adams, a tutti è piaciuto Patch Adams, Patch Adams era un medico che faceva il clown, poi sono nate tutte le associazioni di clown molto belle, funzionano in tutto, ma è un'altra cosa, cioè quello è il clown che è un professionista che è capace di tenere insieme bambini e gruppi, però il malato vuole anche il medico, la persona vicina che faccia il clown, cioè che si impegni a fare qualcosa al di fuori del suo cammino professionale stretto. Allora, qual è l'effetto? Perché esiste un effetto di queste iniziative anche sulla salute di una persona, non è vero che non esiste, gli studi sono difficili ma ci sono. Allora qui ve l'ho sintetizzato, cioè gli effetti dell'arte in generale, perché ce ne sono tante iniziative dal punto di vista ludico, ricreativo, la pittura, il gioco ed altro, è quello di bloccare lo stress, quello di ridurre la liberazione di certe sostanze ed agire quindi sui nostri parametri vitali. Agisce abbassando il cortisolo, aumenta le difese immunitarie, c'è un blocco appunto dello stress con la liberazione di queste endorfine. Allora questo non è che si traduce in una guarigione maggiore, non è che io guarisco di più, però che faccio star meglio e quindi perché il bambino va meglio dell'adulto sul piano del trattamento? Perché il bambino non ci pensa, perché il bambino pensa alla sua giornata di gioco e tutto, l'adulto invece va oltre. L'adulto è molto facile vedere il bicchiere mezzo vuoto e non il bicchiere mezzo pieno. Il bambino vive vedendo il suo bicchiere mezzo pieno, cioè la sua giornata piena. Per cui l'effetto esiste anche come sulla gestione del dolore. E il bambino anche che viene riempito di morfina perché ha dolori fisici, perché la malattia lo corrode, ma di notte tiene gli occhi spalancati, è un motivo, cioè questo è il dolore psichico, il dolore di sentire che neanche la morfina riesce a sedare. Per cui ecco l'importanza anche di impegnarsi e dedicarsi su questo. E l'ultimo è quello, sempre parlando del dolore, la speranza di vivere. E anche qui l'esempio ve lo do con due storie, due ragazzi seminaristi, Alessandro 23 anni e Davide 19, che non avevano una malattia tumorale ma avevano una malattia ematologica, un'anemia emolitica autoimmune grave. Il loro desiderio era diventare preti, e me l'aveva espresso Alessandro, infatti il rammarico è che purtroppo Alessandro, che poi è passato anche ai colleghi dell'adulto, non ce l'ha fatta, per cui è mancato prima di diventare prete, anche se è stato consacrato prete poco prima di morire, mentre Davide è diventato prete di una parrocchia intorno a Monza. Mi regalano un prosciutto perché il papà lavorava in questo stabilimento di Rovagnate di Biasson, ma insieme al prosciutto c'era questo biglietto che per me era molto più importante, anche se sono una buona forchetta, quindi il prosciutto l'avevo gradito. Questo dono non è niente rispetto a quello che lei ci offre quotidianamente, la speranza di vivere, che non è l'illusione, non ho mai illuso nessuno, però la speranza non mi ha mai tolta. Quando in passato mi sono trovato ad accompagnare un bambino che l'abbiamo tenuto bene, era a casa, però la malattia continuava a progredire e ogni volta che veniva in day out, una volta alla settimana, ero contento di vederlo così, glielo diceva la mamma, però le ricordavo anche che malattia continuava ad avanzare. La terza volta la mamma mi ha detto basta dottore, anche se abbiamo capito che la malattia avanti, ma ci lasci sperare, ed è vero, cioè non è il nostro diritto togliere una speranza che, ripeto, non è illusione, ma è la possibilità di camminare insieme su una stradina che sarà stretta finché volete, ma che è quella che può portare a percorrere il tunnel che la malattia rappresenta. E allora come questo Tonucci, questo psicologo che ha fatto visita al nostro centro anni fa e, essendo un caricaturista, ha fatto delle vignette rappresentative, ha coraggio, insieme possiamo farcela, te lo dice anche il bambino.
È ora di finirla di non far partecipare in maniera giusta e adeguata il malato nella sua cura. Il bambino non è stupido, per cui il silenzio e il mistero è molto più pericoloso della verità. Ma questo anche per l'adulto, perché anche per l'adulto non li proteggiamo nascondendo, ma semplicemente dandogli la forza di percorrere insieme un cammino che avrà le sue difficoltà, nessuno l'ha voluta, ma che si può percorrere insieme. E guardate che il malato spesso e volentieri non parla per proteggere l'adulto, non è che non capisce o non gli facciamo capire, non dice perché, questo me l'hanno detto alcuni ragazzi, tagliamoci, non diciamo tutto al papà e alla mamma che stanno già soffrendo. Allora questo gioco del silenzio non è, anche dire la verità non è una verità assoluta, percentuale, tale, ma dire semplicemente quello che stiamo facendo insieme per superare un problema che è venuto, che è capitato, come capita tanto nella nostra vita e che quindi merita semplicemente da parte nostra un'attenzione, una dedizione, una capacità di accompagnamento. Ecco, io penso di fermarmi qui perché poi con questo introduco invece il concetto della cura. Grazie. Grazie dottor Jankovic. Guido, a me, con la tua esperienza. Ma permettetemi di partire con qualche nota autobiografica, perché appunto io non avevo mai pensato di fare medicina, ho fatto medicina cedendo alle insistenze di mio padre, il fatto che i miei più cari amici e colleghi di liceo avevano deciso di fare medicina e poi il consiglio di un sacerdote amico. E i primi anni della facoltà ero molto interessato alle materie scientifiche, è interessante, no? È molto interessante l'esercizio di discipline di base perché c'è un ordine da scoprire, una bellezza, tanto che a un certo punto avevo deciso che avrei fatto un anatomopatologo. Poi la vita mi ha portato a andare per una borsa di studio a lavorare in Germania. Io poi ho trovato lavoro in un ospedale di suore della Foresta Nera, ho iniziato a fare il medico clinico e devo dire che ho trovato poi una corrispondenza che non avrei immaginato, cioè, sempre di più questo lavoro mi è interessato, mi è piaciuto. E corrispondenza e anche una certa attitudine, una certa capacità di rapporto con le persone, con i malati. E questo tra l'altro è il bello del nostro lavoro, del lavoro di medici, è che è un lavoro, è un po' così per tante professioni, ma la nostra forse in particolare, in cui si impara proprio dall'esperienza, perché ogni paziente è qualcuno da cui si impara, no? E non, si impara dal punto di vista scientifico, tecnico, ma soprattutto si impara umanamente, no? È un arricchimento umano. Vorrei, per prepararmi a questo incontro, mi sono letto alcuni capitoli di quella bellissima enciclica di Giovanni Paolo II, Salvifici Doloris, del 1984, e a un certo punto lui dice una cosa molto interessante, parlando della sofferenza e poi parlando del male, perché dice la sofferenza comunque è un male, l'uomo soffre a causa del male che è una certa mancanza, limitazione o distorsione del bene. Si potrebbe dire che l'uomo soffre a motivo di un bene al quale egli non partecipa, dal quale viene in un certo senso tagliato fuori o del quale egli stesso si è privato. Soffre in particolare quando dovrebbe aver parte, nell'ordine normale delle cose, a questo bene e non l'ha. Cioè che la sofferenza è la mancanza di un bene, è anche la nostalgia, il desiderio di un bene. E quindi non c'è nulla che poi desti, anche possa destare il desiderio del bene per sé, per i propri cari, come la sofferenza. E quindi
Questa è una questione che uno come medico, ma come operatore sanitario, può comprendere, a cui può partecipare solo se mette in gioco la sua umanità. Perché, come diceva prima Jankovic, non è possibile affrontare la sofferenza, affrontare anche casi difficili, affrontare anche a volte l'impotenza, la morte, accompagnare la morte senza una speranza, senza l'esperienza, la certezza e la speranza di un bene. Perché quello che siamo chiamati a testimoniare, a fare nella nostra professione, è un conforto. Un conforto vuol dire che ci si fa forza insieme, che si supplisce gli uni gli altri alla propria debolezza e appunto per andare a percorrere insieme quella strada stretta, no? Che dicevi. Per cui dopo magari nella seconda parte vi faccio anche vi racconto di qualche caso. Devo dire che in tutti questi anni, sono quasi 40, appunto mi sono laureato nell'80 all'Università di Milano, per me è stato sempre un arricchimento, è un lavoro impegnativo, chiaro, anche perché bisogna tenere presente veramente tantissimi fattori contemporaneamente, perché appunto poi non c'è solo il malato, ci sono i familiari, c'è l'equipe nella quale si lavora, ci sono tantissimi aspetti. Gli economisti stessi dicono che non c'è nessun'altra organizzazione così complessa come un ospedale. E soprattutto se si hanno degli incarichi di direzione, no? È impegnativo. Però la questione fondamentale è se si fa, appunto, se si mette in gioco la propria umanità, si fa esperienza comunque di questo bene, anche appunto attraverso la sofferenza, allora diventa un arricchimento. Altrimenti, se si vive un'indifferenza, se la propria umanità non è messa in gioco, diventa un lavoro così, diventa una condanna, diventa quasi dei lavori forzati, perché dover occuparsi, no, di qualcuno per cui non si ha passione, capite che è una delle cose più brutte che possono capitare. Grazie Guido. Io passerei quindi alla seconda parte e pensavo di introdurre qualcosa che riguardasse il problema della cura attraverso l'ascolto di una canzone che è abbastanza famosa. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai nella tua vita, dalle ingiustizie e gli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti salverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Dio, non ho cura di te.
canzone. Mi è piaciuto introdurla qui per una serie di parole, al di là del linguaggio che denuncia il fatto che il testo sia stato scritto da Magnus Galambro, filosofo un po' particolare. Sostanzialmente dice tre cose, poi anche nella seconda parte. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, supererò le tue manie, guarirai da tutte le tue malattie perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Nella seconda parte dice ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Allora, in queste parole mi sembra di ritrovare anche alcune delle cose che sono state dette da Moncelo prima e che fanno parte un po' dell'esperienza di ogni medico, quello di avere a che fare con un incontro umano innanzitutto, quindi incontro con una persona che porta le sue esigenze, i suoi fardelli, le sue e che chiede a noi, chiede a te, medico, di aiutarlo a superare. E la cosa importante, a mio parere, è questo concetto del fatto che ognuno di queste persone è un essere speciale che ha bisogno di una cura e quindi ha bisogno del mio impegno. A questo punto chiederei a Guido di aiutarci a riflettere su questa cosa qui, magari, come dicevi, con qualche esperienza vissuta. Faccio prima una premessa. C'è un vantaggio di spendere la vita per curare gli altri, è che il fatto che si entra in modo indelebile in un destino infinito, per cui l'altro ti porterà sempre con sé, non tutti allo stesso modo, ovviamente, qualcuno più, qualcuno meno, però entri a far parte della sua vita, cioè, questo, per pensarci bene, è una cosa veramente grande. Vi racconto tre incontri. Il primo in Germania, appunto, ho lavorato un po' di anni in Germania, l'ospedale di Offenburg, nel Baden-Württemberg, ero giovane medico in terapia intensiva e viene ricoverato un signore con un'emorragia cerebrale. Questo paziente veniva dalla Germania Est, una volta raggiunta la pensione era stato permesso di lasciare la Germania Est, e perché naturalmente il regime comunista permetteva di andare via solo ai pensionati in modo che così non perdeva forza lavoro e poi faceva pagare le pensioni alla Germania, alla Repubblica Federale. E c'è la festa nazionale della Germania Est, allora loro celebravano come festa nazionale una pesantissima repressione che ci fu da parte delle truppe sovietiche contro i tedeschi di Berlino che si erano ribellati. Per cui il 17 giugno, no, questo del 53 era successo questo evento, questo signore appunto nell'84, il 17 giugno 1984, si è talmente arrabbiato per questa festa nazionale celebrata da Menes che gli è venuto un picco ipertensivo e un'emorragia cerebrale. Ed era in questo letto di terapia intensiva. Lui era protestante, evangelico, e a un certo punto mi dice: vedi dottore, per noi evangelici noi non siamo tanto avvezzi ai simboli religiosi, però le devo dire che quello che più mi ha aiutato in tutti questi giorni è stato lui, e mi indica il crocifisso. E io mi sono stupito che avesse deciso di confidare questo proprio a me, che ero un po' il medico più giovane ed ero anche uno straniero, e sono rimasto proprio grato perché, come mi ha detto, guarda che quello è il motivo,
non solo che dà conforto alla mia malattia, ma anche è colui per cui tu svolgi la tua professione di medico. Il secondo episodio invece in Paraguay, perché dopo la Germania sono stato quasi 5 anni in Paraguay, e questo riguarda l'altro bambino, non so se poi tu l'hai conosciuto in qualche modo. Comunque, a un certo punto, in questo ospedale di Villarica, ricoveriamo un bambino di 6 anni con una grave anemia, si fanno trasfusioni, io stesso gli do del sangue, perché non è che avessimo il centro trasfusionale col sangue pronto. Poi viene una diagnosi infausta di aplasia midollare. Tramite l'indimenticabile professor Paolo Mantegazza, che è stato preside della facoltà di medicina, poi rettore, che tanto mi voleva veramente un bene dell'anima, era venuto persino a trovarmi in Paraguay, per dire, riusciamo a trasferirlo a Milano, prima al Policlinico, poi viene a Monza, con la mamma e due sorelline a seguito come potenziali donatrici di midollo. Tra l'altro, tra parentesi, a una di queste due sorelle viene diagnosticato un tumore polmonare che viene operato, e Gidio appunto viene sottoposto a trapianto di midollo, ma poi subentra un'infezione, ma io so quando, poi per cui muore. Ma quando ero andato a trovarlo, ero venuto per un mese in Italia, il suo problema è che nel frattempo aveva ricevuto così tanti regali, no? Che il suo problema era come faccio a portarli in Paraguay tutti questi regali, no? Per cui ho trovato questo bambino che in tutti questi mesi, prima quando era da noi in ospedale, aveva ricevuto il sangue, no? Anche il mio, di altri. Poi quando è venuto in Italia ha vissuto questa sua vita breve da protagonista, no? Io mi ricordo poi quando c'è stato il funerale, io ero a Villarica con la mamma, la sorella che nel frattempo era stata operata, gratissima per tutto quanto avevano ricevuto, di tutto questo grande bene che avevano ricevuto. Il terzo episodio è questo, l'ospedale di Cintiglio, quindi gli anni forse era 95, ero reperibile di notte, vengo chiamato perché c'è una signora di 90 anni che ha la pressione bassa, non si riesce a è uno stato di shock, e vengo chiamato per questo. C'era un chirurgo di guardia, io vado giù tutto contrariato, dico: ma guarda, se questo chirurgo c'ha bisogno di chiamare me per uno di 90 anni, pensieri che vengono, insomma, non è capace lui di fare queste cose. Insomma, arriva c'è questa signora, però faccio un'ecografia, un ecocardiogramma, ha un tamponamento cardiaco, per cui mi esprimo in una pericardiocentesi d'urgenza. Questa signora sta bene, cioè, tamponamento cardiaco vuol dire avere il liquido intorno al cuore che non permette al cuore di riempirsi, per cui togliendo il liquido, questa sta bene. Poi viene fuori che la causa è un timoma, iniziamo terapia steroidea, ha una risposta iniziale buona, per cui viene dimessa in discrete condizioni. Dopo qualche mese però il tumore ricompare, metastasi, torna in pronto soccorso e ci sono io di guardia, no? E questa signora Maria appena entra mi dice: dottore, mi salva anche questa volta. E questa domanda mi ha veramente fulminato, perché mi salva anche questa volta, perché anche a 90 anni il desiderio e della salvezza, perché quello che attraverso il desiderio della guarigione è ciò che, in cui si esprime il desiderio della salvezza, cioè il desiderio di un compimento. E appunto noi abbiamo questa grande possibilità di essere compagni a queste persone in questo cammino verso il loro compimento. Termino citando una parte di un intervento di Monsignor Delpini, che recentemente ha partecipato a una giornata per il fine vita organizzata dall'associazione internisti, da cui partecipo, la FADOI. E siccome è giornata sul fine vita, lui ha dato alla sua relazione il titolo "Ma la vita finisce". E ha detto:
Si può definire vita la relazione che costituisce l'essere umano, uomo e donna, come chiamato ad essere figlio di Dio. È l'amore di Dio che crea un essere vivente che è interlocutore di Dio, figlio di Dio, creato ad immagine di Dio. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo modo di intendere la vita ne esprime anche la dignità ed il valore. La vita non vale per quello che uno può fare, dire, pensare, produrre, eccetera, ma per l'amore che riceve, l'amore di Dio. Definire la vita come relazione con Dio e dono suo sottrae all'uomo il diritto di decidere l'inizio e la fine della vita. Si deve convenire, questo è il punto fondamentale, che poiché l'amore di Dio non finisce, non si può dire che la vita finisce. E questa è di una semplicità e di una profondità eccezionale, perché è il modo vero per guardare la vita mia, degli altri e anche delle persone che accompagniamo fino alla morte. Perché guardare la vita così, il paziente così, dà un'intensità, una profondità che altrimenti sarebbero impossibili. Per cui la relazione tra il medico e il paziente diventa la relazione tra due persone che hanno in comune questa radice, questa origine. E anche il dolore è abbracciato da questo amore e la cura è partecipazione a questo amore. E come dicevo prima, più grande ricompensa che un medico può ricevere è proprio quella di lasciare una traccia indelebile in una vita che non finisce. Grazie Guido, lui ci ha, oltre a darci tutte queste cose molto belle, ci ha anche comunicato che oltre ad essere un geriatra, un medico eccetera, è anche un globetrotter, perché è andato in giro un po' per il mondo e benissimo. Mocelo, adesso tocca a te chiudere questa prima parte, poi passiamo alle domande eccetera, e raccontaci un po'. Ecco, portatevi a casa queste tre parole che tra l'altro fanno seguito a quanto ha detto Bonaldi prima. Che cos'è seguire o curare un paziente? Ecco, nella mia realtà è un bambino, quindi il nucleo familiare è indissolubile, ma nell'adulto c'è sempre la moglie, il marito, i figli e tutto. Accompagnamento, cosa vuol dire accompagnare? Cosa vuol dire ascoltare, quindi comunicare col paziente, e il rispetto per qualunque età sia. Lui l'ha dimostrato a 90 anni, poi è un paziente comunque che ha la sua dignità, non perché a 90 anni è da buttare via, o dato, un bambino piccolo non capisce niente delle stesse cose. E allora io do sempre voce alle mie genitori, questo me l'ha scritto una famiglia dopo aver perso il figlio, e dice: l'incontro con il dottore che ci ha accompagnato per un breve ma intenso periodo della nostra vita è stato per noi la scoperta che anche il dolore può non essere considerato un fatto privato ma un punto di partenza. Non si sente più, un punto di partenza. Qualcosa per condividere le cose. Infatti dice: la grande capacità di condivisione, questo è il concetto forte, la grande capacità di condivisione è una parola che usano loro, quindi accompagnare vuol dire condividere. Che abbiamo sperimentato ci ha aiutato a capire quanto utile non perdersi nel proprio dolore, ma renderlo fonte di energia attesa a sostenere chi si trova nello stesso bisogno, attraverso la comprensione di ciò che si esprime nella nostra riconoscenza e la gioia che avete incontrato. Questi perdono il figlio e ti ringraziano. È grandioso, cioè dal punto di vista di relazione, vuol dire aver centrato in effetti il significato di un rapporto che si è instaurato. E allora nei percorsi di cura bisogna tenere conto di tre aspetti: quali sono i bisogni della famiglia, quali sono i bisogni del bambino e quali sono i bisogni del medico di famiglia. Mi rivolgo ai miei amici e colleghi perché è importante anche quello. Per la famiglia è capire la nuova realtà e le implicazioni che comporta sul loro futuro, della vita del figlio e sui cambiamenti che la famiglia dovrà affrontare. In effetti ancora oggi, per me quando faccio una diagnosi di leucemia, di tumore, più che la difficoltà a usare il termine leucemia o tumore o quello che sia, è stravolgere la vita di una famiglia.
che anche se temporaneamente, fortunatamente la cura dura 2 anni, se tutto va bene, però vuol dire tra il lavoro, gli altri figli, la distanza, gli impegni, gli orari, cioè le paure, d'altro, quindi vuol dire cambiare, c'è da fare, si cambia in maniera inevitabile. Però la famiglia deve avere la certezza che la diagnosi è corretta, quindi questo è compito nostro. Non si possono fare le diagnosi improvvisate, momentanee, o buttate lì e poi magari, no, vedo, meglio tutto fuori un'altra cosa, perché lo stress emotivo non riusciamo a controllarlo su questo. Non sentirsi isolati, potendo contare sia su medici o personale sanitario, capace di infondere fiducia e capacità di reazione, e poter affrontare non solo le decisioni più importanti, ma anche i piccoli problemi clinici, riducendo il più possibile i disagi e i trasferimenti se non indispensabili. Questo, devo essere sincero, l'abbiamo realizzato bene in Italia, perché in Italia c'è un'associazione italiana di ematologia pediatrica, che va più di circa 50 centri in tutta Italia, per cui abbiamo limitato i trasferimenti che venivano fatti una volta al minimo, in casi molto eccezionali. Vuol dire aver creato una rete però di comunicazione che consente anche al centro, al sud, alle isole e l'altro, di curare il bambino allo stesso livello, perché i protocolli sono protocolli tutti uguali. Le esperienze, gente che si è formata con scambi intercentro e altro, per cui diamo un po' questa garanzia. Per così con la visione del bambino, capire che il bambino è una nuova realtà, non si può mentire, questi vedono flebo, fai manovre d'altro, e cos'è, ma non c'è niente, no, non è giusto. Io su questo vi farò vedere il modello che io utilizzo nel parlare ai bambini. Io parlo dei bambini dei 3-4 anni in su, coinvolgendoli positivamente, come vi ho detto prima, la speranza è importante, anche se so che le cose vanno male, ma la speranza è la strada che devo percorrere, che devo far percorrere alla famiglia, anche se c'è una situazione disastrosa. Lo stesso è la conoscenza da parte del bambino. Essere informati e assicurati, assicurato sulla natura, l'importanza e efficacia degli interventi che vengono fatti, e mantenere, questa è la parte più difficile, ecco perché parlavo di eroismo da parte di chi cura, ma non ripeto soltanto i medici, ma anche di chi assiste, quindi i familiari, i genitori in primis, riprendere il più presto possibile le proprie abitudini di vita, le relazioni con le persone, amici, compagni di scuola, insegnanti, che caratterizzano il suo ambito sociale, quello che vuole il bambino, l'adulto che vuole andare a lavorare, ma perché non devo farlo andare a lavorare, pure delle infezioni, più paura noi, ma per lui è la vita, è la voglia di reazione di cui ha veramente bisogno. E terzo è visione del medico di famiglia, essere di aiuto nell'individuare il centro, chiaro che deve avere un minimo di conoscenza su dove indirizzarlo, dove mandarlo, aiutare la famiglia nelle definizioni del programma di cura, saper riconoscere gli effetti collaterali, quindi anche qualcosa di tecnico ovviamente devono averlo, assicurare al bambino un momento di continuità con la realtà precedente, sapere infondere fiducia nella famiglia ed aiutarla nelle eventuali necessità di scelte difficili da impiegare. Qui spezzo una lama, perché l'errore che abbiamo fatto anche noi come specialisti è quello che nel momento in cui il bambino, per esempio, accede al centro, il medico di famiglia poveretto viene escluso. Il medico di famiglia che perché non ha saputo riconoscere la malattia, ma queste sono balle. Io non ho nessuna vergogna, dopo tanti anni, ho avuto appunto mio nipote che si è malato di leucemia, io ci ho messo 20 giorni a fare la diagnosi. Perché i sintomi di alcune malattie sono comuni alle malattie normali, per cui non posso pensare subito alla pagliuzza e non alla trave che ho davanti. Sono davanti alla trave, penso che mi potrà avere una tosse tipo pertussoide e iniziare il trattamento è stata quella della pertosse. Poi non migliora, quindi il percorso avanti, allora ti rendi conto che c'è qualcosa di più e allora quella arriva a fare la diagnosi. Però questa fretta che si ha, questa corsa spasmodica, è sbagliata, e questo taglia fuori purtroppo i medici, dei pediatri di famiglia ed altro, perché il bambino viene acquisito al centro, il genitore non ha più fiducia del medico ed è sbagliato, mentre è quello di poter contribuire, con questo con il professor Masera abbiamo lavorato molto su questo, di chiamare proprio i medici fin dall'inizio, al colloquio dell'esordio, in modo da rimetterli dentro nel circuito familiare, perché hanno una dignità, un impegno, una competenza in cui il bambino possa essere seguito nelle fasi non di acuzia della terapia, anche a casa. Perché vi faccio vedere questo libro non di un medico, ma di un giocatore, di un allenatore di pallavolo, Giampaolo Montale. Questo vince 7 scudetti con 7 squadre diverse.
No, non è che ha avuto sette fenomeni di squadra, lui ha saputo amalgamare le squadre in maniera tale da ottenere i risultati voluti. È un grosso comunicatore e veramente ha avuto dei principi che poi sono stati applicati anche in medicina nella nostra pratica. Scrive questo libro intitolato Scoiattoli e tacchini, perché in un'equipe esiste anche la gente sveglia, svelta, come può essere lo scoiattolo, ma esiste anche la gente meditativa, che avrà un passo più lento ma serve. Per cui il gioco di squadra è sempre un gioco formato da gente diversa. E lui dice: il messaggio inviato viene inviato attraverso le parole e il linguaggio del corpo. Forse noi non diamo importanza del linguaggio del corpo, che è ancora più importante delle parole, perché uno può essere un bravissimo oratore, ma se non trasmette niente non ottiene il risultato. Infatti quello che è importante è che il messaggio recepito è che venga attuato e vedere qual è il risultato finale. Quando lui dice comunicare è importante, ma quando di più è far sì che il contenuto del messaggio lanciato di quello recepito combacia. Quando diciamo che una persona è di bell'aspetto, comunichiamo l'effetto che questo ha avuto su di noi, anche se la realtà è diversa. Lo stesso quando vai al cinema, quel film bellissimo, l'altro ha uno schifo è bellissimo. Cioè c'è una soggettività che ovviamente va valutata. E allora, dice, è un percorso naturale, ogni messaggio viene filtrato dalla nostra personalità, dalle nostre visioni, dalla nostra sensibilità, dalla nostra acutezza. Ora, cosa si è tradotto in pratica? Io quando parlo a una famiglia, devo parlare cose, non parlo al papà o alla mamma, io devo parlare al papà e alla mamma. Non c'è il papà, aspettiamo che torni, non c'è la mamma, aspettiamo che arrivi. Famiglia allargata, ma non parlo mai a uno solo. E il genitore che mi dice, ma trasferisco poi io mio marito o mia moglie? No, perché lei trasferisce quello che vuole trasferire, quello che la sua sensibilità gli ha detto, ma non è esattamente quello che voglio dire io. Non so se, quindi nelle notizie importanti o significative nelle quali c'è una svolta, tenetelo presente, questo è molto importante, perché la filtrazione della soggettività può cambiare la prospettiva di quello che uno vuole dire. E quindi questo in effetti rimane molto limitativo quando, ripeto, siamo di fronte a situazioni di difficoltà o di difficili. Allora, quando negli anni 80 sono andato negli Stati Uniti, sono stato un po' negli Stati Uniti, ero andato proprio con l'intento di dire, ma perché il bambino non deve essere coinvolto o come deve essere coinvolto nel suo percorso di cura? E lui è malato, perché devo tagliarlo fuori? Eccesso di amore, questo è l'eccesso di amore senz'altro dei genitori, ma è giusto? Io sono dell'idea, che l'ho imparato appunto attraverso le patologie più gravi, che ognuno di noi ha dentro delle potenzialità, quindi il merito nella crescita di una persona, soprattutto di un bambino, è aiutarlo a tirare fuori queste potenzialità. Non è quello di accudirlo o di coccolarlo d'altro. Questo è il sentimentalismo, che per l'amor di Dio, bello finché volete, ma non fa crescere una persona. La persona viene fatta crescere nel momento in cui tiriamo fuori queste potenzialità che, guarda caso la malattia aiuta a tirar fuori. Allora la malattia diventa addirittura l'opportunità per crescere. È quasi un paradosso. Allora, la comunicazione, io credo molto nella comunicazione, come ho scritto qui, dialogata. La comunicazione non è una lezione. Comunicare non è dire il nome di una malattia. Poi andate su internet, enciclopedia, si perde dei meandri, quanti. Fanno gli esami di testa proprio, poi l'esame dice qualcosa, guardate su internet, un disastro, capovolgere quello che internet o l'amico o l'altro ti ha detto, peggio che andare di notte. Allora, la modalità dialogata è quella di dire, io dico le cose, se ne sono convinto, ma con gradualità. Quando all'inizio, anche una ragazzina di 15 anni, appena fatta la diagnosi, dice, sai, adesso devi essere curata, ti cadranno i capelli. Questa è già morta nel momento in cui diciamo di cadere i capelli, soprattutto per una ragazzina con i capelli lunghi e tutto. Non vai a scuola per alcuni mesi, altro. Ma perché devo dirglielo subito? Perché all'adulto che ha un tumore, io ho avuto un tumore, mi ha detto subito il 50%, cioè nelle tue condizioni muore. C'ero arrivato da solo, anche se non sono medico, ma sentirselo dire è dura. Allora, la verità, che poi non è una falsità, va graduata. Graduata vuol dire che la comunicazione non si ferma a un colloquio, deve essere un po' suddivisa nell'arco del percorso di cura.
Allora ecco perché ho introdotto il concetto di dialogare. E quando a un congresso mi hanno detto, ma tutto dovresti fare, io uso poi una metafora che adesso molto brevemente vi illustro, perché non fai un video così fai vedere il video? Ma se il video è statico, il video vale per tutti, ma se io ho un rapporto nel quale, come ho fatto vedere la statua di Rodin, suscito delle sensazioni, non è che tu devi avere le stesse sensazioni. Per cui non posso dare lo stesso messaggio lo do, ma con la stessa metodologia. Devo vedere quello che suscito. Mi ricordo questo ragazzino di 16 anni, dovevo dirgli che aveva la leucemia, e quando prima di parlare della malattia dico, ma hai paura di qualche malattia? Lui mi dice, sì, anche io ho paura della leucemia. Cazzo, dovevo dire che aveva la leucemia, mi sono trovato lì, no, ero preparato, lo sapevo, però arrivavo lo stesso a dirlo, ma ho dovuto usare un percorso più lungo. Cioè arrivando gradualmente a fargli capire il perché. Allora la metafora è questa, le metafore, le immagini con cui crediamo di afferrare alzatamente la struttura profonda nel mondo, ci seducono perché ci danno l'illusione di tenere la vita in mano. Questo l'ho detto appunto attraverso le esperienze che ho fatto. E il mio intento, ecco qui la poesia di Marta Medeiros che ho fatto leggere prima, evidentemente schiavo, muore chi è schiavo dell'abitudine. Cioè la tradizione dice che parla il genitore al bambino con l'aiuto del medico, tradizione. Io ho detto no, parlo io al bambino senza la presenza dei genitori, rivoluzionare. Come mai i genitori stravolti? Ma perché? Se una mamma mi dice, ma il momento peggiore quando siamo a casa è alla sera, a cena, perché siamo tutti insieme. Scusi, ma la sera cena dovrebbe essere il momento più bello di una famiglia, ma perché è il momento peggiore? Perché lì il bambino fa domande che ci mettono in crisi. E il bambino, essere stupendo, ma è un caronia spaventoso, perché se vuol far cadere l'adulto, lo fa cadere l'adulto, e come? Ma perché a me? Posso morire? Questo il genitore non è pronto a rispondere a queste domande. E allora, rivoltando, dire, ok, lo perseguisco, sono stato appoggiato, come consulente da uno psicologo, allora io parlo al bambino senza prendere il genitore. Come ho fatto a ottenere il consenso dei genitori? Gliel'ho detto con convinzione. Certo, se tu dici un programma con la paura di dirlo, sai, guarda, io vorrei parlare a suo figlio, se non vuole lasciamo perdere, così dice, questo è fuori di testa, non parli. Ma se tu gli dici perché vuole parlare, perché il bambino si sente libero. Quando nei primi colloqui li facevo insieme ai genitori, il genitore catalizza il bambino è ipnotizzato dal genitore. Addirittura se non bloccato perché facevo le domande al bambino e mi rispondevo ai genitori. Allora, capite, questo non è che critico i genitori lo fanno per amore, ma sbagliano. Tant'è vero, io ho fatto 700 comunicazioni a bambini e fratelli da soli, con un successo pieno al 90%, pochissimi, due o tre genitori mi hanno detto no, non dica il nome leucemia o d'altro. Io non ho paura a dirlo, devo spiegarle e arrivare perché. E quel ragazzo di 16 anni che aveva paura della leucemia, quando gliel'ho detto, e è stato in silenzio tutto, abbiamo completato il discorso, per due giorni a casa non ha parlato. I genitori spaventati volevano quasi, ma cosa è andato a dire, io parlo, dico tutto anche per avere il consenso, ma gli ho detto lasciatelo sedimentare. Questa fretta che abbiamo di risolvere tutto, perché il tempo ci scappa addosso, ma lasciatelo. Difatti due giorni di meditazione è diventato un ragazzo fantastico, si è guarito dall'università e tutto, e siamo diventati molto amici. Io non divento mai amico durante le cure, lo divento subito dopo, perché nelle cure dobbiamo mantenere quel minimo di distacco che non ti fa scendere. Infatti il pericolo per me, per l'infermiere, che io adoro come persone tutte, che scivolano dentro un'amicizia profonda a volte con le famiglie, perdono quella che è la lucidità, perché si fanno carico anche di problemi che le famiglie scaricano su di loro. Lo stesso vale su di noi tutto, per cui la professionalità, in cui io credo molto, non è l'essere snob o l'essere sul piedistallo, è semplicemente avere la forza di fermarsi a un certo livello, perché altrimenti diventa un po' una confusione anche di ruoli. Ed ecco perché, ci tengo a dirlo, per me il volontario deve essere un professionista, non è una persona solo buona di cuore che fa la carità. Questo lo sappiamo tutto, ma deve mantenere quel ruolo in cui venga visto come persona d'aiuto, come persona forte, come eroe capace di modificare qualche cosa. Allora la metafora è questa, del bambino in un giardino, l'immagine che va bene per i maschi e le femmine, e lui gli interroga, gli dice cosa dici, cosa vedi qua? Il bambino è bella come immagine, sì. E faccio il paragone del giardino fiorito in cui ci sono tre elementi, il
prato, i fiori, le piante, esattamente come nel corpo umano, dentro nelle ossa c'è un tessuto che si chiama midollo, come la terra nel giardino, e che produce delle cellule. Questo è vero che è un modello che va bene per le leucemie o per i tumori, ma modificato, io ho fatto diagnosi di diabete, di epilessia, anche di altre malattie, nelle quali però il bambino, vedendo la simbologia, il paragone, riesce ad afferrare di più alcuni concetti. E il concetto poi, ecco, qui faccio vedere alcune immagini che loro mi hanno aiutato anche quando ero uscito il corpo umano, le positive del corpo umano. Queste sono le piastrine che lavorano per costruire la crosta, questi sono i globuli rossi che portano l'ossigeno, quindi l'alimento per farti essere forte, e questi sono i nemici da combattere che sono venuti fuori spontaneamente, esattamente come le erbacce in un giardino vengono fuori da sole. Per cui il paragone è proprio quello della spontaneità della malattia, per non sentirsi in colpa, perché molte persone si sentono in colpa perché si ammalano, magari stiamo male, non è mica colpa tua, sono stato cattivo a scuola, fatto male a scuola, sono stato cattivo a casa, per cui bisogna un po' smitizzare queste cose. E come vedete c'è scritto il nome del cielo in cespuglio, perché sono arrivato a dirlo. Ma la cosa bella è questa, perché io quando ho finito di parlare, chiedo sempre, parlo nel momento in cui il bambino sta un po' meglio, perché questo non è che sia furbizia, è strategia. È chiaro che se gli parlo nel momento in cui sta male non mi ascolta neanche, ma questo anche l'adulto. Tu devi parlargli e trovare anche il momento nel quale ha quel benessere che ti dà credibilità. Altrimenti se gli parlo questo sta male, dice questo racconta un sacco di intrigance. E allora gli dico, ma come ti senti in questo momento? Con la faccina blu o con la faccina rossa? Molti mi dicono con la faccina rossa perché stanno già meglio, qualcuno tra il blu e il rosso. Ma la cosa curiosa è, ma dimmi come vedi il papà e la mamma nei tuoi confronti? Il 90% mi risponde con la faccina blu e il 10% con la faccina rossa. Quando la stessa domanda la faccio ai genitori fuori, il 90% mi risponde con la faccina rossa e il 10% con la faccina blu. E allora gli dico, ma c'è qualcosa che non funziona, perché dico, ormai suo figlio. E allora lì la mamma soprattutto piange. Allora io non contesto la mamma che piange, poveretta, è afflitta da 3.000, ma dica perché piange, è preoccupata, deve dare un segnale, non deve tenerlo nascosto e entrare con quella faccia sorridente finta, che il bambino capisce subito. Tant'è vero che Tonucci, che ci ha fatto appunto quella vignetta che ha fatto un'altra vignetta molto bella, in cui si vede il bambino che dice, devo tirare su, devo farmi, far finta di star bene per tirare sui miei genitori. È ridicolo, cioè, il paziente, guardate che sta male, deve far finta di star bene per aiutare la persona che l'assiste a credere in quello che si sta facendo. Questo è un po' sulle metafore, ecco, concludo dicendo, perché metto questo dalla parte dei giovani, perché i giovani hanno delle risorse incredibili, quando parliamo di dolore, di cura, loro contribuiscono molto. E hanno fatto delle iniziative che mi hanno colpito. Uno, un'esposizione alla Triennale di Milano, intitolata Cicatrici, che hanno preso delle statue di una di Michelangelo, di Donatello, e hanno modificato la statua arricchita attraverso quello che hanno provato durante la malattia. La cicatrice in effetti è indelebile, se ci pensate. Quando uno è stato male, guarisce tutto, però rimane sempre il segno, anche quando non ci facciamo male. La cicatrice. Qual è il rischio? Quello che la cicatrice sia brutta, esuberante, ancheloide, deturpante, e tocca a noi renderla piatta. Cioè fa sì che sia una cicatrice, sì, che rimane come segnale, ma che sia una cicatrice soltanto di un ricordo passato e tutto. Per cui loro questo l'hanno espresso attraverso queste più di 30 sculture che avevano fatto come rappresentazione, ed è molto bello perché è simbolico per dire sì, qualcosa resta, ma può essere qualcosa che tutti insieme possiamo aiutare ad appianare il più possibile. Secondo è il Bullone. Il Bullone è un giornale da parte del Corriere della Sera, che hanno fatto i ragazzi guariti fanno questo giornale, questa per esempio è stata, mi sembra che esca ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, dove loro hanno un gruppo che va a intervistare anche le persone più autorevoli dalla Confindustria, Finmeccanica ed altro, per avere così dal punto di vista loro una conoscenza della realtà sociale e dimostrare che loro hanno delle capacità dal punto di vista interattivo, intellettivo ed altro assolutamente sovrapponibili a compagni che non hanno avuto questa patologia. Questo è il concetto della resilienza, la forza che in effetti sanno esprimere. E
terzo, parte dei giovani costituiscono questa radio, Radio Way, che vuol dire We are incredible, cioè noi siamo incredibili, e che lanciano messaggi ad altri ragazzi che sono in cura e che quindi li incoraggiano. Ed è una realtà vera, noi li chiamiamo i testimoni esperti perché effettivamente sono la realtà visiva di quello che si è ottenuto, quindi non è soltanto parole o percentuali. E allora, come dice una nonna in inglese, guarire qualche volta, anche se oggi è di più rispetto agli anni del 700, confortare spesso ma curare sempre, quello che vale. E io chiudo con Charlie Chaplin che diceva: un giorno senza sorriso è un giorno perso. Ma il sorriso non è un'arma, è un'arma a doppio taglio, deve essere un sorriso vero, deve arrivare da dentro. Quindi deve essere un sorriso non di disinteresse o superficiale, un sorriso che esprima quella speranza che vi ho detto, quella voglia di riacquistare la vita, quella voglia di vivere, come ha detto Bonoldi prima, cioè, anche la persona anziana come il bambino piccolo, cioè tutti hanno voglia di vivere, però la qualità non dipende solo da loro, ma dipende anche e soprattutto da noi. Grazie. Bene, grazie anche a Fabio Jankovic. La scelta che è stata fatta da parte degli organizzatori di avere su questo tavolo sostanzialmente dei medici comporta la presenza in questo momento di un convitato di pietra che è la struttura sanitaria in cui generalmente si esprime il rapporto fra il medico e il paziente e nel tentativo di curare e nel proseguo della cura. Non voglio qui fare nessun riferimento a quello che sta succedendo adesso, come sono le strutture attuali, eccetera, perché non voglio creare polemiche e nessuna cosa, però 40 anni di vita in ospedale mi hanno insegnato tante cose. L'ospedale, effettivamente, la struttura sanitaria, come diceva Guido, è un universo così complesso che innanzitutto non si riesce a conoscere mai completamente e secondariamente è talmente sfaccettato che a volte si perdono anche i punti di riferimento. Io approfitterei di questi 15-20 minuti che sono stati risparmiati dagli interventi per chiedere a Guido e a Mocelo come vivono loro la vita all'interno della struttura ospedaliera e se questo può creare, può favorire o limitare il rapporto che ci può essere con il paziente. Senza essere polemici, vuoi fare polemica? No. Io ho sempre creduto nella vita all'ospedale, anche se per me l'ospedale, nonostante la cosiddetta eccellenza lombarda, non è questo. Cioè, per me l'ospedale dovrebbe funzionare 24 ore su 24. E se ci pensiamo, la funzione vera dell'ospedale, cioè in termini di efficienza, termina la 1, dalla 1 in avanti è tutta urgenza, è tutta visite programmate ed altro. E questo fa sì che in effetti ci sia un po' quella disomogeneità nel trattamento, perché poi anche i pronti soccorsi e tutto dovrebbero avere, secondo me, delle strutture adeguate, private, non attinte dai reparti, perché purtroppo questo, prendendolo così, non consentono la continuità di assistenza nei confronti dei pazienti. Perché? Perché se uno fa la notte, smonta al mattino, non c'è il giorno dopo, non c'è il giorno prima, per cui c'è tutta una... Io credo molto nel rapporto come accompagnamento e questo può essere così fornito in maniera adeguata. Noi abbiamo avuto la fortuna, devo essere sincero, di essere stati accompagnati molto da un comitato splendido come il comitato Maria Verga, che ha consentito con il suo sforzo, il suo impegno di supportare medici supplementari, infermiere supplementare, laboratorio di ricerca, cioè di avere consentito delle opere, ma senza, non è che voglio criticare la cosa pubblica, però è una distribuzione di
di fondi e di disponibilità che potrebbe essere utilizzata meglio. Su questo la pacchettata la do anche alla popolazione, perché in effetti sono rimasto un po' colpito quando c'era stata un po' la riduzione dell'ospedale, la centralizzazione, la gente che si è mossa perché non ha più l'ospedale di fronte, l'ospedale vicino. Cioè, probabilmente c'è un po' di confusione tra quello che è la necessità tecnica o materiale e quella che è la necessità umana. La necessità umana è quella di curare anche bene, di entrare nella relazione col paziente, mentre oggi è molto affidato al tecnicismo. In 40 anni, io sono stato 40 anni in ospedale, prima c'erano certe cose, adesso è tutta biologia molecolare, tutta la scienza, cioè la medicina senza ricerca non fa progressi, questo è assodato. Però non è che la ricerca, la sperimentazione o l'altro deve sovrastare completamente anche quello che è il rapporto umano. Oggi appunto ero in Curia, si parlava di Bonadonna, anche Bonadonna che è stato un grande oncologo e l'ha sentenziato anche lui nel percorso, si è reso conto di quanto la scienza sia importante ma quanto il rapporto umano lo sia ancora di più forse. Mettere le due cose non è facile. Non è facile sia da parte nostra, dell'amministratore, sia da parte della gente che a volte considera le cose. E forse non per polemica, il nostro grosso limite oggi è che c'è molto pensiero su se stessi più che sulla società, sulla gente. La gente pensa prima di mettere a posto se stessi, mentre io questo l'ho imparato quando sono stato presidente dell'Associazione Italiana di Emato-Oncologia, quindi sei in una posizione apicale. In effetti hai la possibilità di gestire le cose come vuoi, ma se vuoi veramente gestirle a favore della gente, c'è un sacrificio, c'è uno sforzo, mica da ridere, non è che sia una cosa, mentre approfittare per se stesso, mettere a posto determinate posizioni che ti fanno comodo, e questo è quasi più semplice perché hai la potere, la possibilità di farlo. Quindi questa è un po' la scusata la mia polemica, nel senso che l'ho visto in 40 anni, quando sono partito negli anni 70, forse c'era anche un entusiasmo e una maggiore settorialità rispetto invece a quello che vedo adesso. E quello che mi dispiace di più adesso anche nei giovani è proprio la mancanza di entusiasmo, cioè quel spento che poi si riflette inevitabilmente anche sul paziente. Perché? Perché anche il bambino ed altro, la continuità di cura, l'assistenza in un certo modo, le persone che ricorrono sempre le stesse sono importanti e questo è un po' mancato nell'attitudine odierna. Grazie. Il tema dell'ospedale è un tema interessantissimo e faccio solo qualche osservazione così un po' sparsa. E appunto, avendo lavorato in 11 ospedali diversi in 4 nazioni, ho visto prima di tutto che le cose si possono fare in tanti modi diversi e è sempre stato interessante non solo inserirsi ma anche poi dare un contributo. Ecco, la cosa che tenete presente è questa, che l'ospedale bisogna avere anche la coscienza e la gratitudine nei confronti del fatto che l'ospedale c'è, perché se io posso curare il mio paziente è perché appunto Filippo fa le analisi anatomopatologiche sulle biopsie, perché Carlo Maria Castelletti mi mette a disposizione i farmaci, perché le infermiere danno la terapia al momento giusto, perché la squadra di pulizie pulisce bene e potrei andare avanti per mezz'ora a dire tutte le cose di cui abbiamo bisogno, di come il nostro lavoro è collegato, no? E ti mette, c'è un lavoro di squadra grandissimo, complessissimo, che ti mette in condizione di essere al capezzale del malato a fare la cosa giusta e a dare un servizio, no, in quel momento. Questa è una cosa che è da non dimenticare. Per cui poi l'altra cosa interessante sono proprio anche i rapporti con i colleghi, collegiali. Cioè io ho sempre imparato tantissimo da questi rapporti, no? Se tu li vivi però non con l'idea di declinare le tue responsabilità perché ti dice non mi compete, è compito di qualcun altro, ma se li vivi per imparare,
allora diventa una valorizzazione, no? Quindi l'ospedale dà tutte queste possibilità. Una questione su cui, avendo appunto avuto la possibilità dal 2002 in poi di far sempre comunque fino a qualche mese fa il responsabile di un reparto, quindi primario, ho sempre fatto in modo di aprire il reparto. Se io mi ero andato a fare il primario di geriatria a Varese, Silvano lo sa bene, era un reparto condotto benissimo ma assolutamente impermeabile, chiuso, e dico, ma non è possibile che io curo i pazienti anziani non autosufficienti lasciando i familiari fuori dalla porta, no? Quindi la prima cosa è l'apertura, perché certo è impegnativo perché tu vuol dire che dopo hai lì il familiare che ti chiede, magari anche tante volte non solo ti chiede ma ti rompe le scatole, no? e magari ti interrompe nel momento che secondo te è sbagliato, ma a parte che ci si mette meno a dare risposta subito piuttosto che dire torni domani, no? È il lavoro appunto come l'allenatore di pallavolo del direttore d'orchestra, cioè tu come responsabile di un'equipe sei un direttore d'orchestra, no? Non puoi vedere solo te stesso, devi essere un po' l'anima di un'equipe, di un team, di un'organizzazione complessa. Questo è una cosa impegnativa, ma comunque è una cosa anche che ti apre perché come diceva San Giovanni Bosco, diceva: quando io ho qualcosa da fare che voglio che sia fatto bene in fretta, lo faccio fare a qualcuno che ha già tante cose da fare, perché questo qua ha un ritmo che gli altri non hanno. Acquisti un ritmo, no? Acquisti un premio. La mia, adesso mi sono un po' ritirato, faccio il mio professionista, mi dedico all'ecografia, vorrei anche insegnare a tanti giovani medici, però il motto che nel calcio moderno solo la squadra che fa pressing vince. Bene, grazie. Grazie anche di queste brevi testimonianze. Abbiamo ascoltato tante cose, ci saranno delle domande, io apro la discussione. Visto che le esperienze sono state anche fuori dall'Italia, volevo capire in Europa o nel mondo com'è che strada viene percorsa su questi temi, sul tema dell'accompagnare il bambino o l'adulto durante la malattia. Abbiamo degli esempi che possiamo prendere e studiare per migliorare, o diciamo la situazione è abbastanza omogenea anche nel resto degli altri paesi? Grazie. Io non voglio fare polemica, però nella situazione attuale di una persona a 80 anni, 85, 70, lo devono far andare avanti indietro 3 o 4 volte per fare una visita, aspettare 6 mesi per fare la visita. Questo mi è successo a me non una volta, due volte. Una precisazione, allo sportello qui di Gallarate, io faccio nomi, non ho paura. Qui lo sportello di Gallarate sono lì a aspettare da 25 minuti o davanti 45 persone. Arriva una signorina, tutta ben messa, con l'abito bianco, va lì allo sportello, gli presenta una ricetta e quella si mette a dare l'appuntamento per il giorno dopo. Io ho capito subito, sono andato lì vicino, ho detto: ma scusate, cosa state facendo? E dice: questa è una dottoressa, ha il diritto di avere la precedenza. No, la dottoressa è quella più umana, che deve dare la precedenza alle persone che sono qui, che magari in zona che sono qui, che hanno anche i bambini assieme perché non hanno nessuno a chi darglieli e stanno aspettando che questi signori fanno i loro porci comodi. Allora, io le rispondo per la mia esperienza: in Europa è anche peggio in alcune condizioni da questo punto, ma è anche in America, perché sono stato in America. Io parlo da un'esperienza personale, mi hanno fatto una diagnosi di tumore a 30 anni, grave, all'occhio, per cui ero stato brutalizzato come comunicazione, perché poi sono arrivato molto alla sensibilità, parliamo, adesso io ho 67 anni, quindi 40 anni fa, quindi 40 anni fa. Però per dire: tu sei medico, devi sapere tutto, io lo sapevo, però sentirselo dire è diverso.
cioè non ero pronto a sentirmi dire subito, cioè la placenta, poi mi dicevano che l'unica terapia è togliere l'occhio, anche se il 30% degli occhi tolti sono monomani. Cioè, questa è la comunicazione che mi era stata data, per cui non avendo accettata quell'ora, quell'età, sono nato all'estero, sono stato in Spagna, sono stato in Francia, ero già medico, ho avuto la fortuna come medico di muovere di più, e ho trovato la stessa difficoltà. Io, per dire, a Barcellona ho fatto 11 ore, pur come medico di attesa, 11 ore, pur di essere ricevuto dal coso. Per cui le difficoltà purtroppo ci sono dappertutto, non voglio certo, a me interessava il rapporto, soprattutto negli Stati Uniti, dove sono stato trattato alla fine, perché mi hanno fatto una terapia radiante anziché una chirurgia. Ecco, la cosa più difficile, cioè più brutta che ho vissuto, è che il medico mi ha visto all'inizio, lo sapevo che era un collega, mi ha detto la diagnosi e tutto, facendo, chiaramente se ti vede una volta sola ti dice tutto quello che può succederti, e poi è scomparso, non l'ho mai più visto, ho parlato con l'assistente sociale, con l'infermiera, ma non... Quindi vede che purtroppo la realtà non è sempre... E quando... perché vede la differenza è quello che a parlare siamo bravi tutti, anche gli articoli che escono, o i giornali che scrivono, ma la realtà poi è diversa, la realtà quella che dice il signore qui, è quella purtroppo fatta di rapporto. E allora nei rapporti purtroppo uno deve crederci. Noi forse anche come scuola, come università, abbiamo fallito in certe cose, perché la preparazione dovrebbe prevedere anche questi aspetti che invece non vengono minimamente svolti. Io quello che sto facendo adesso è agire sui giovani, perché le persone della certa età non mi ascoltano più, ma il giovane invece può formarsi in un certo modo. E ora può darsi che col tempo, pian piano, le cose possono cambiare, modificare. Però la realtà mia all'estero quello che ho trovato molto di più da noi è un'organizzazione, è una disciplina, ecco, migliore. Le cose così sono molto più rare, c'è un rispetto anche del cittadino e dell'altro maggiore, quindi dal punto di vista organizzativo forse sì, dal punto di vista di rapporto direi che è simile. Ma in particolare conosco la realtà tedesca avendoci lavorato 8 anni e ci sono evidentemente grosse differenze nell'organizzazione, appunto diceva Janko, del sistema sanitario, è chiaro, e anche e soprattutto di quanto si investe nel sistema sanitario, nella sanità. Per esempio in Germania evidentemente c'è una rete di ambulatori, di medici specialisti dotati di tutte le possibili attrezzature diagnostiche, per cui uno di solito va in ospedale solo se c'è bisogno di ricovero, non è così, mentre da noi è molto centrato sull'ospedale, per cui nascono questi ingorghi, che, come diceva il signore, però loro hanno, mi sembra, l'11% del PIL investito in sanità contro il nostro 7-8%, ecco, adesso se sono. Quindi dobbiamo anche tenere presente delle risorse che sono risorse limitate. Certo, poi sono proprio delle sfide, perché siamo in una zona in cui abbiamo due ospedali molto vicini che sono tutti e due molto zoppicanti, no? A dir poco, soprattutto per quanto riguarda la parte di medicina d'urgenza, visto che i pronto soccorsi, come adesso si sono proprio, non hanno quasi più medici, per cui voi non vi rendete conto cosa ha voluto dire per i due presidi il fatto che i reparti dovessero andare adesso a fare tutto il pronto soccorso, svuotando i reparti, creando quindi anche, cioè tenete presente per gli operatori a volte è una situazione veramente difficile, no? Tanto che non pochi dicono, beh, se è così io me ne vado, perché voglio dire, siccome non sono ancora i lavori forzati, non sono ancora le condanne ai lavori forzati per il momento, cioè questa discesa. È una situazione veramente, veramente pesante in questo momento, ripeto, in particolare per questa azienda sociosanitaria di Busto Gallarate. Speriamo che la nuova direzione riesca a fare qualcosa, no? Sta già facendo, però gli effetti si vedranno, però risalire la china non sono a breve termine.
medio termine, non è facile. È chiaro che bisogna tenere presente anche da parte degli utenti queste difficoltà. Però appunto dentro, pur quello che abbiamo cercato di dire, che anche dentro questa situazione, come dire, l'umano luccica, diciamo così, se c'è una persona, che sia allo sportello del CUP, piuttosto che in un reparto ospedaliero, piuttosto che in pronto soccorso, che lavora con compassione e umanità, questo si vede. Certo, la condizione non facilita, perché a volte si lavora veramente, si naviga controcorrente. Posso dare una piccola risposta anch'io, essendo... Aspetta un attimo. Prego, chiedo scusa. Nel senso, anch'io ho avuto un'esperienza all'estero, come in Svizzera, e posso dire questo, che quello che Mauci l'ha appena detto è verissimo. Cioè, sicuramente c'è un'organizzazione migliore, sicuramente c'è una maggior coscienza del proprio ruolo da parte di tutti, però è anche vero che c'è una, diciamo, uso una parola che non mi piace molto, disumanizzazione. Cioè, cosa vuol dire? Quello che dice lui: è arrivato il medico, ha fatto tutto quello che doveva fare, poi non l'ho più visto, perché io sono passato da un'altra parte. Quello lì non ha più interesse a me, ha fatto il suo dovere, le sue cose, ben organizzato, ben fatto, tutto a posto, ma poi il resto. Ed è una cosa a cui noi non siamo abituati come, popolazione mediterranea, più caliente, se possiamo dire, più così. Abbiamo poi anche paura di sentirci dire troppo in faccia le cose. Il problema che noi ci poniamo nel come dire le cose al paziente in Inghilterra non esiste. Al paziente si dice quello che c'è, in maniera molto, molto terra terra, quasi come quella barzelletta: Sagittario, dottore, no, guardi, è cancro. Così, vi ricordate questa cosa qui? Ecco, in maniera molto, molto così. E per quanto riguarda invece una piccola risposta al signore, senza fare polemica, dobbiamo abituarci sempre di più a spostarci. La medicina sotto casa è una bella idea che però non ha futuro, e quindi le cose si modificheranno nel tempo sempre di più. Cioè, sempre di più non troveremo la risposta a tutto quello che ci serve nel nostro vicinato, ma sempre di più in zone lontane dovremo abituarci sempre di più a spostarci. Questo vuol dire un impegno da parte di chi organizza a mettere a disposizione la possibilità di spostarsi. Quindi questo è una cosa che dobbiamo aspettarci tutti nel prossimo futuro, sempre di più. La mia domanda è questa, provocatoria: perché avete fatto il medico? Cioè, qual è stata la domanda per intraprendere questa roba? Io mi ricordo negli anni 70 alcuni amici che, attraverso le caritative che facevano, è sotto la domanda di andare a fare il medico, no? E ci sono tanti esempi. Questo perché lo dico? Perché l'avete detto in vari passaggi, l'aveva detto anche Doris Benassini l'altra settimana quando era stato, sulla questione dello sguardo compassionevole nei confronti del malato, che è quello che la cosa più importante che il malato ha bisogno per avere una speranza, per affrontare quel che ha di fronte. No. E allora ancora la successiva domanda è: oggi, un giovane, come viene aiutato sotto questo profilo ad affrontare la sua professione medica? Soltanto perché incontra uno quando ha finito il suo percorso medico e comincia a lavorare, per cui magari si imbatte in qualcuno come voi, per cui ne fa un'esperienza, oppure c'è anche un aiuto sotto questo aspetto che voi stasera avete testimoniato, per cui anche nello studiare, nel momento dello studio, uno è aiutato a capire che cosa sta intraprendendo? Io ho una domanda e una riflessione. La domanda è, riportandomi alla mostra bellissima di Gioppe che abbiamo avuto modo di vedere da arte, se un medico fosse protagonista insieme al diavolo, a Giobbe e a Dio, e ascoltasse il grido di Giobbe,
Un medico che cosa potrebbe rispondere a Giobbe? La riflessione è questa: voi avete citato la vostra esperienza all'estero sottolineando in comune una maggiore efficienza organizzativa e forse una minore umanità. Io penso che in Italia sicuramente si può verificare una minore efficienza, ma una grande umanità che deriva dalla cultura del nostro popolo, dove umanesimo non è soltanto il privilegio di chi ha fatto studi classici, ma umanesimo è un modo di sentire e di pensare alla nostra gente ed è la ricchezza e la risorsa della nostra gente. Grazie. Grazie. No, mi ha provocato perché mi ha detto che bisogna spostarsi per andare da qualche parte in posti migliori per essere curati meglio. Per essere curati meglio, sì. Quanto mai mi sono spostata? Io ho le ruote. Io per motivi di lavoro di mio marito abitavo a Ferrara, che come sapete è sede universitaria. Io ho l'RH negativo e lo zero negativo con presenza di anticorpi già alla prima gravidanza, cosa rara. E faccio l'esame e l'analista mi dice: signora, ne parli col suo ginecologo perché lei deve fare il test di COMS, perché con tutti questi anticorpi non andiamo avanti bene. Sono andata avanti, poi è arrivato il momento del parto e dico, siccome avevo la famiglia a Gallarate, dico quasi quasi vado a Gallarate, dove c'ho la mamma, la famiglia, e sto qui un po' di giorni dopo il parto. Chiaramente non potevo presentarmi gli ultimi giorni, sono venuto 2 mesi prima, sono andata da un ginecologo che ai tempi era molto conosciuto in Gallarate. Però penso che un test di COMS non l'aveva mai letto, l'ho capito dopo. Avrebbe fatto meglio a dirmi: signora, rimanga a Ferrara, perché Gallarate non è attrezzata per questo parto. Avrebbe fatto meglio, un po' di sincerità, non c'è niente di male, dice. Bene, il ginecologo di Ferrara, signora, dice, le raccomando, un ospedale attrezzato, che sia fatta una cosa bene. E quando torna ho piacere di sapere come sono andate le cose. Quando sono tornata alla Ferrara, il signora dice, ma le hanno iniettato l'immunizzante? Io ho fatto la figura anche dell'ignorante, dico, l'immunizzante? Come, dice, ma è sì che Gallarate non è in Africa, non le hanno iniettato l'immunizzante? Allora dice, signora, lei si fermi a questa meraviglia per un bambinone e dice che non deve avere più figli. Quindi sarebbe stato meglio se io fossi rimasta a Ferrara. Sì, no, questo la capisco. Il mio concetto di spostamento era un altro e non era esattamente questo. Comunque, la ringrazio della sua esperienza. No, perché è molto importante. No, il mio concetto era questo, che in questa provincia ci sono 12 ospedali. Non è una provincia particolarmente grande, cioè vuol dire che è sorta la necessità nel tempo di avere l'ospedale vicino a noi e c'è stato uno sforzo enorme della popolazione per costruire questi ospedali. Oggi è una cosa che non possiamo più permetterci, per questo dico che ci si deve spostare in questo senso. No, allora, ho capito male. No, ma comunque la ringrazio della sua esperienza che ci ha servito. Assolutamente. Io passerei però alle due domande di prima, le due riflessioni. Vuoi farti una domanda? Vai, l'ultima, perché sennò dopo non possiamo, non ci sono le risposte, i tempi per le risposte. Dunque, anche mia figlia ha avuto un problema di tumore. E noi abbiamo sperimentato quello che raccontava il dottor Jankovic, e cioè che quando è stato necessario spiegargli la cosa, è entrato in scena il medico, che ha affrontato nella maniera più professionale possibile e umana l'argomento, prima ancora che noi ne parlassimo con la nostra figlia.
Poi un altro ruolo che per la nostra situazione è stato molto importante è stato quello della equipe degli psicologi, perché ci hanno accompagnato nel periodo in cui le cure stavano finendo, facendoci quelle raccomandazioni che potevano evitare problemi e traumi non soltanto a nostra figlia, ma anche a noi. Per esempio, cose molto semplici. Ci raccomandavano, ad esempio, di dire che il tumore si era sviluppato da un'altra parte, perché se fosse sorto un momento conflittuale in nostra figlia, oppure si fosse suggestionata, avrebbe detto che provava un dolore da quella parte e noi non avremmo dormito per una settimana. Per cui io vorrei sapere se anche in altre situazioni la funzione dei medici è così accompagnata anche dal ruolo degli psicologi. Io parto da questo presupposto, cioè nessuno nasce, cioè a me è sempre piaciuto il rapporto con la gente. All'inizio mi sarebbe piaciuto fare un bottegaio, per cui sempre un rapporto con la gente quando ero più piccolo. Papà e mamma non si è affinato il desiderio di poter cimentarmi con le malattie e quindi curare la gente. Però l'ho sempre concepita come la cura totalitaria, quindi non super specialistica. Per cui le due branche che si prestavano erano la geriatria, cioè gli anziani, e la pediatria, i bambini. La geriatria, quando poi al quinto anno si entrava in contatto per la tesi, intorno al quinto anno, il quarto quinto anno sono andato in geriatria, non c'era posto, però sono andato in pediatria, per cui è stata una scelta momentaneamente un po' casuale, come molto spesso succede. Anche lì, pure in quei tempi c'era una grossa adesione molto maggiore rispetto all'attuale per la scelta di poter fare il tirocinio, di poter fare le tesi. Però mi hanno chiamato poi dalla pediatria perché la fortuna ha voluto che si era creato un vuoto dal punto di vista di una dottoressa che era andata in gravidanza e un'altra era stata riguardata per appendicite, per cui mi sono addentrato nel mondo della pediatria come studente. E poi come se sempre le cose vengono un po' evolvendosi in maniera corretta. Io avevo l'intenzione di fare il medico e di curare persone, a questo punto avevo i bambini, avevo paura del sangue e sono diventato ematologo, questo per dire che la cosa va bene, vedete che sono diventato ematologo, più sangue di quello che ho trattato in 40 anni. E quindi io dico sempre, quello che dico ai giovani è: io quando ero studente portavo i parchi, ho fatto lo spazzino, adesso si chiama operatore ecologico, un tempo si chiamava lo spazzino, cioè ho fatto tante cose perché per me qualunque lavoro ha una sua dignità se fatto con passione o fatto con entusiasmo. Poi quello di avere il contatto con le persone, quindi il privilegio anche della ricerca, della cosa, questo è un po' soggettivo e mi ha entusiasmato un po' strada facendo. Qui una scelta che non ho mai rinnegato, una scelta inizialmente voluta ma un po' casuale come scelta definitiva. Quello del, ecco, quello del grido di Giove, se mi piace quello del grido di Giove, ma qui c'è qualcuno che ascolta il mio grido. Sono convinto che non sono, ecco, convinto dello sguardo pietistico e compassionevole nei confronti del malato. Io ho un grosso rispetto del malato, ma il malato ha una grossa difficoltà ad accettare il nostro pietismo e la nostra compassione. Mentre io insisto nel dire che il malato vuole la normalità della vita e l'atto eroico che noi dobbiamo fare, a parte come medici, come infermieri, come operatori sanitari, ma anche come volontari, come familiare e tutto, è quello di dare effettivamente senso alla loro vita, alla loro capacità, non regalando le cose, non è che devi dare la pacca sulla spalla ad altri, ma cercando
di far sì che alle parole, perché noi siamo molto facili a dare le parole, ma il nostro comportamento è un comportamento che richiede. Io ho ricevuto una lettera, guardate, fantastica, di un bambino che si è ammalato a 7 anni, ha fatto le cure del leucemia in 2 anni, quindi ha finito a 9 anni, e a 19 anni, cioè 10 anni dopo, scrive una lettera di ringraziamento a sua madre. Una lettera che poi mi ha fatto avere, la mamma, e è una lettera di ringraziamento dove ringrazia la madre per essere stato vicino, ma con quella normalità che le aveva dato la forza e il coraggio. Questa madre portava il suo PC, il computer, scappò fino in ospedale, lavorava mentre lo sgridava, parlava, cioè gli ha dato una normalità di vita che alla fine lui si è chiesto, ma sì, perché non sono così grave come pensavo di essere. E la cosa bella è che lui ringrazia la madre perché gli ha dato questa forza, sapendo, anche se lei non voleva, non si faceva accorgere, che di notte piangeva per il timore che aveva nei confronti del figlio. Quindi questo vuol dire che c'è una grossa sensibilità da parte del malato, anche piccolo, a capire le cose. Però quello che vedono, l'atteggiamento positivo che viene dato, è vincente. Il professor Masella ha fatto un libro intitolato Noi ragazzi guariti, avevo chiesto a 100 ragazzi guariti da diversi anni, che non si conoscevano tra loro, che cosa li avesse veramente accompagnati nel percorso della loro cura, e loro hanno detto che c'è la gente che con la nostra malattia non c'entra niente. E questo è molto bello, perché vuol dire compagni di scuola, di amici, di insegnanti, c'è gente. Ed è bello perché vuol dire che la gente deve essere sensibile senza provare la malattia. Questa è un po' la mia sfida. Mentre uno, finché non è colpito direttamente dalla malattia, perdonatemi, se ne frega altamente. E lo si dimostra. La gente ha paura per scaramanzia o per cose, per cui non è totalitario il mio discorso, però è maggioritario senza dubbio. Quello degli psicologi, noi abbiamo lavorato parecchio, e faceva riferimento all'istituto del tumore con cui abbiamo lavorato e siamo molto sinergici. Quando negli anni 80 io ho promosso in maniera un po' rivoluzionaria il discorso di parlare ai bambini, perché la cosa non veniva fatta, ed è stato un discorso collegiale. Io ho lavorato per anni sempre con gli psicologi, e parlo bene. L'errore che viene fatto anche da parte nostra è di delega eccessiva. Quando uno dice nel lavoro come hai fatto ad accompagnare 600 bambini a morire e che aiuto hai avuto, è vero, io ho sempre condiviso con gli psicologi determinate cose, ma tenete presente che la prima psicologia è la nostra, è quella di credere in quello che stiamo facendo. Quando è morta Maria Letizia Verga, negli anni 79, io ero militare in quel periodo, ma frequentavo la clinica e l'ho seguita io con la bambina. Ed è ovvio che la gente nel momento in cui, ma io stesso nel momento in cui la bambina è morta, dico vado al funerale. Il professor Masera, che non mi conosceva perché lavoravamo già insieme da qualche anno, mi ha detto, ma Mocero, se tu vai a questo funerale, andrai a tutti i funerali, per come ti conosco. Questa frase mi ha fatto riflettere e io ho detto, è vero, allora negli anni 70 moriva il 50% dei bambini, quindi nel nostro centro ne morivano da 25 a 30 bambini all'anno. Ho detto, cazzo, perché muoio anch'io, se ho tutti i funerali, ce la faccio. Però non avevo la voglia di distinguere, per me i bambini erano tutti uguali, l'ho detto anche mio nipote. E allora ho fatto leva su me stesso e ho detto, sì, forse è giusto non andare. Ho avuto critiche forti dalla società, dalla comunità, ma come quello non va? Perché noi siamo in fondo un po' cattivi nel giudicare, sbagliamo, ma me ne sono fregato. E allora questa è stata la mia servizio, non sono andato mai a nessun funerale. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'atto di forza è quello di imparare a salvaguardare se stessi. Se voi pensate a San Martino, che ha dato il via alle cure palliative, che non sono le cure di morte, le cure palliative sono le cure di sostegno che si dà a un malato. Anche questa è una dizione, tanto penso alle cure palliative, ma questo non c'è più niente da fare, non è vero. Il pallio, che era il mantello del soldato romano, ecco, perché nessuno ci ha pensato, ma il soldato romano non dà tutto il pallio al mendicante, ne dà metà. Metà lo dà il mendicante, metà lo tiene lui. Quindi vuol dire che noi
nel far bene il nostro lavoro, ma questo a qualunque livello dobbiamo salvaguardare anche noi stessi, questo per essere efficienti, altrimenti di dare troppo e tutto potrebbe esaurirsi. E per dare appunto una risposta, io dico che è vero cosa facciamo per i giovani si fanno, ma anche dall'altra parte anche il giovane deve essere, purtroppo è vero, oggi la medicina è molto più tecnica e la tecnologia, la burocrazia ha impedito anche ai giovani di dedicarsi di più al lato umano, questo è vero ed è un nostro errore, però anche sentirmi dire da una specializzata, gli ho detto vieni con me che andiamo a parlare a questa famiglia così vedi come parlo, come dice, dopo 5 minuti che stavo parlando mi fa dottore vedo che lei se la cava bene, vado a finire la cartella, allora dico c'è qualcosa forse che non va bene neanche nel giovane. Sì, ma parto sulla domanda su Giobbe. Possiamo anche come medici fare come gli amici di Giobbe che esponendo una teoria prendono le distanze. Dice, ho svolto il mio compito. Oppure fargli compagnia. Cioè dire io sono con te, non ti abbandono. Non so perché, non so dove andrà, come andrà a finire, ma ti faccio compagnia. E questa è la cosa di cui anche il paziente, il malato, ha più bisogno, di sapere che c'è qualcuno su cui può contare. Magari poi ti telefona la sera, ti chiede, oppure no, lui o i suoi familiari. E questo non è neanche detto che uno deve per forza far vedere che sa sempre tutto, che ha sempre la risposta giusta, perché il bello del nostro lavoro è anche tante volte a fronte di problemi che non sappiamo risolvere, magari aiutare a rivolgersi a qualcun altro. Intanto esistono degli strumenti bellissimi che è a servizio nostro, perché ormai il sapere medico è così ampio che non è che possiamo sapere tutto, abbiamo tanti strumenti, però è proprio una ricerca, cioè una appunto sì, tu impari dal modo con cui affronti quel paziente con cui lo accompagni, è un apprendimento anche per te, e quindi questa è appunto la compagnia. Per cui perché ho deciso di fare il medico, l'ho detto, io all'inizio non pensavo neanche di farlo, poi, però devo dire perché lo faccio, ecco, perché lo faccio e devo dire che mi corrisponde. A me mi corrisponde perché attraverso questo faccio un'esperienza di pienezza umana. Non è solo il lavoro del medico, perché tanti lavori sono più uno, come dicevi, no? Penso che anche fare appunto l'operatore ecologico, a me per esempio piace perché mettere a posto le cose e pulire è una cosa che mi dà veramente un grande gusto, lo farei anche volentieri, però adesso ormai sono in questa professione, cioè non posso, è troppo tardi per cambiare. No, ma per dire, più vai avanti più capisci che qualsiasi lavoro fatto con passione è interessante. D'altra parte ogni lavoro poi ti dà anche un habitus, per cui alla fine a un certo punto ti manca. Io mi ricordo che ho fatto a un certo punto della mia vita 6 mesi in cui ero andato appunto a Nazareth a fare un po' più l'organizzatore, così quando sono tornato nel mio piccolo ospedale mi è sembrato di respirare, a rimettermi il camice e essere in corsia con i pazienti. Per cui alla fine non so quante, come quando io cioè, qualche insegnante, no? Capisco subito, dico come mi raccontano la storia su loro, le loro famiglie, lei è insegnante, sì, è vero. Perché c'è un habitus, alla fine il tuo lavoro, la tua professione ti forma, cioè, ti entra dentro, finisce per far parte della tua personalità. L'importante è che giorno per giorno la fai sempre con la passione maggiore. Bene, allora io concluderei questa riunione, secondo me molto molto interessante. Permettetemi di rispondere anche a me, a Pier Giorgio, perché ha bisogno anche della mia risposta, sennò poverino. Io ho fatto il medico per caso, io non volevo fare il medico, volevo fare il musicista,
il mio saggio papà, che è cresciuto nell'ambiente milanese duro del fatto del lavoro, mi mandava tutte le estati a lavorare, a fare un lavoretto, eccetera, ho fatto di tutto, il meccanico, il cameriere, eccetera, e mi ha detto: fai pure il musicista, però intanto iscriviti all'università e fai qualcosa che ti possa dare un futuro, no? Ecco, va benissimo. L'occasione, io credo molto alle circostanze, l'occasione è stata quella di riuscire a entrare all'Università Cattolica. In quel tempo vivevamo a Roma, l'Università Cattolica aveva il vantaggio di avere solo 160 studenti per anno contro i 7500 dell'Università di Roma, e quindi ovviamente era un ambiente un po' più protetto, diciamo così, eccetera. Ma io ho fatto uno studente strano. Nei primi 4 anni ho fatto 7 esami e poi ho fatto 45 esami negli ultimi 2. No, quindi laureatomi però alla prima sessione del 6° anno, questo punto per dire. Il problema è che il musicista ha fatto bene a non farlo, perché non avendo molto talento avrei fatto qualcosa di diverso. E poi io devo dire una cosa: si parla di formazione dei giovani, eccetera. Ecco, io credo molto nell'accompagnamento, nella testimonianza e nell'avere un maestro. E noi non abbiamo più il concetto di maestro nella nostra società attuale, non abbiamo più il concetto, cosa che invece in musica c'è molto, nell'arte e nell'artigianato c'è molto, nella medicina ci vorrebbe. Io ho avuto la fortuna di avere un grande maestro, che purtroppo è mancato recentemente, che è il professor Martinazzi, con cui ho condiviso 25 anni della mia carriera di lavoro, che mi ha accompagnato, che mi ha fatto da maestro, mi ha aiutato, mi ha formato. Però alcune qualità presumo che le avessi già dentro, cioè non credo che si possa, quello che diceva Michelangelo, la statua è dentro il marmo, io sono soltanto capace di toglierla, di togliere le cose, ecco, probabilmente. E questo è oggi abbiamo, secondo me, questa è una mia personalissima opinione, la difficoltà di trovare dei giovani che si adattino a essere educati, a essere guidati, ad accogliere le cose. Sono un po' di meno, non è vero che non ci sono, ma sono un po' di meno. L'ultima cosa, e voglio rispondere alla mia amica: cosa farei io se Giobbe mi gridasse il suo grido? Non lo so, non voglio dire quello che fanno gli altri medici, ma io non so cosa fare. L'unica cosa, posso dire l'esperienza di 2 autopsie fatte a 2 bambini, è il dover trattare coi genitori. E la domanda è sempre quella: dottore, perché è morta? E lì l'unica cosa che sono stato il coraggio di dire è: io le sono vicino, diciamo insieme una preghiera e basta, non gli posso rispondere perché è morta. Posso dire la causa, volendo, della morte, ma non perché è morta. E quindi, ecco, questa è una cosa, però una piccolissima esperienza. Io ringrazio tutti della vostra partecipazione, ringrazio il Centro Culturale Tommaso Moro per aver organizzato questa serata, ringrazio i 2 relatori, Moncio Jankovic e Guido Bonoldi, e al prossimo incontro.